Mattia Mustica, ho 21 anni e vengo da Roma, abito a Grottaferrata, la piccola Svizzera vicino Roma. Nella vita, per fare successo, non penso che servano i genitori ricchi, ma bastano i nonni. Quel pazzo di mio nonno ha comprato tantissime ville extra lusso per anziani. Se li chiamate spizzi, mi fate incazzare. Nella vita ho diverse passioni, una è la musica, una è la moda e una sono gli orologi. Faccio il produttore, il DJ da quando ero ragazzino. Mi piace vestirmi stragriffato. E di orologi ne ho 26. Nelle occasioni speciali mi piace portare un orologio a destra e uno a sinistra. L'avvocato li portava sul polsino, Mattia Mustica li porta su entrambi i polsi. Oh, na, 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 na. Per me il lusso è svegliarmi la mattina ed essere Mattia Mustica. Vivere una vita coatta ma 5 stelle. Sono fidanzato da 5-6 mesi, non mi ricordo. Prima ero molto più menefreghista con le donne. Mustica è innamorato, è un lato di me figo che non sapevo che esistesse. Beh, Mattia Mustica a 50 anni, beh, spero di averci il fisico di Gianluca Vacchi e la vacanza del Briatore. Mattia è un ragazzo che non ha nessuna paura di passare inosservato. Oggi ha un appuntamento prezioso per regalarsi un sorriso 24K. Ah, dimmi un attimino il motivo per il quale sei qui. Ah, visto che suono, faccio il DJ, ho una roba un po' particolare, dei denti d'oro. In America soprattutto vanno sti denti diamantati, sti denti molto da egocentrico. Ho detto, vabbè, dai, me li vado a fare sti cazzi. Quello che vedi non sono denti veri e propri, ma sono delle coperture che si vanno a fare. Si chiama grills, delle cover, che vai a posizionare nel momento in cui ti occorrono. Sono andato dal miglior dentista che li ha fatti pure a Sfera, a tanti artisti forti italiani. Gli ho detto, dottore, mi faccia i denti, c'ha presente Justin Bieber, ecco, fammeli come Bad Bunny. Ti faccio delle alcune immagini, ok? Tanti artisti che l'hanno portato anche fino a poco tempo fa, italiani come Sfera, quindi in questo caso stiamo vedendo Madonna. Possiamo andare su materiali più pregiati e meno pregiati. Questo è oro giallo, poi c'è oro rosa. Ok, così un po' troppo coatti. Spesso si vanno a incastonare anche dei brillanti. Mamma mia. Fino ad arrivare poi al platino, che per me è un materiale che ti permette di avere un bel aspetto senza scadere troppo nel trash. Sì, il platino anche a me piace di più. Sì. Ho preso l'impronta del sopra e dopo una settimana e mezzo, tac, denti in platino, strafighi. E niente, una sciocchezza che mi è costata qualche K, ma ne è valsa la pena. Quando me li metto so stra ice e quando bevo lo champagne ci pensano loro a fare da ghiaccio, perché so stra ghiaccio.